No, 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 no. Porca vacca. No, no, no. Allora, si chiamava l'anomalia. Si chiamava l'anomalia. Che diavolo vuol dire? No, ragazzi, c'è qualcuno qua. Lo sto sentendo. Lo sentite anche voi? Ragazzi, voi vedete tipo il sole che è cardio, no? Però mi sa che avete già visto qualcosa lì. Ma vi devo spiegare prima e non vi posso far vedere ancora. Praticamente avete presente l'uomo botola, che ci sono le botole, bla bla bla, no? Per terra, che poi lui appare. Eccoci qua. Io ho nel mio cielo, nel mondo di Minecraft, un intero cerchio fatto di botole. Quelle mi sembrano proprio botole viste da sotto. Io ora cercherei ovviamente di avvicinarmi a questa cosa, però secondo me sono proprio fatte da... sono proprio botole. E chi cacchio l'ha fatto se non l'uomo botola? Perché ragazzi, io vi garantisco, questa cosa non si riesce a fare, nemmeno se vai in creativa. Perché le botole, se non mi sbaglio, tipo cadono. No, forse mi sto sbagliando effettivamente. Peraltro guardate, fanno l'ombra, vabbè ovviamente, però fanno l'ombra proprio come delle botole. Adesso andiamo sopra, però qua si fa molta fatica perché purtroppo la montagna è ripida. Porca vacca, ovviamente ragazzi bisogna stare attenti perché è pieno di mostri in sto mondo. Io ho già visto, stavo prendendo del legno, ho già visto il finimondo, e comunque... Quella cosa mi sembra molto sus, lì in lontananza, non si vede molto, ma è una costruzione quadrata e secondo me non c'è la racconta giusta, quindi adesso andiamo a vedere anche quella perché sono sicuro che c'è qualcosa. Che cacchio è? Vedete, sono proprio botole che adesso io vado immediatamente a vedere. Ma che cacchio? No, fermi tutti. Adesso io mi faccio tipo tutto questo legno, vado così su e sono arrivato a queste botole qua. Io faccio così, cadono? Si sono aperte molte. Ok, per fortuna non tutte. Mio Dio, vi immaginate se cadevano tutte invece? Ok, vediamo. Magari hanno costruito qualcosa sopra? Vabbè, a parte che alcune sono aperte. Lasciamone aperte alcune, così almeno capiamo da dove siamo venuti. Sì, è proprio una piattaforma enorme di botole che non vedo la fine, ragazzi. E onestamente non ho voglia di camminarci per tutto sto tempo fino a chissà dove. Ma vi immaginate se troviamo tipo delle città all'interno sopra queste botole? Ok, sarebbe proprio da capire se ci sono tipo delle città o chissà cosa sopra queste botole, perché ragazzi, cioè vi immaginate, porca vacca. Magari è proprio la città dell'uomo botola. Ok, scendiamo così, adesso iniziamo a farci tipo la crafting table e iniziamo a fare le nostre prime risorse. Adesso andiamo dall'altra parte perché avevo visto anche un'altra cosa molto sus, molto strana. Che non me la racconta giusto, io ripeto, quindi prendiamo... Tutte queste cose, per fortuna le montagne offrono un sacco di risorse utili come appunto il ferro ma anche il carbone. E iniziamo a prendere tutto il carbone, il ferro, perché ci servono risorse per essere protetti, ragazzi. E anche per fare torce, perché sicuramente arriverà il buio, non ci vedremo niente. Cioè io, ragazzi, vi vorrei far notare anche una cosa, guardate qua dalla mappa in alto a destra. Cioè vedete, è proprio una piattaforma che non si vede dove finisce. Cioè è assurdo, è assurdo. Ok, allora, torcia alla mano, così almeno vediamo qualcosa finalmente. Anche se è giorno, ma appunto qua c'è tutto buio perché le botole coprono il sole. Prendiamo la nostra bellissima crafting table, ok. Adesso andiamocene qua sotto perché qui avevo visto un'altra roba io, ragazzi. Porca vacca. Caspita, se c'è... Vedete, a me sembra che ci sia un quadrato in mezzo all'acqua. E l'avevo visto anche prima che stavo raccogliendo la legna, no? Ho detto, ma che cacchio... Comunque, quando io sono entrato non c'era ovviamente questa cosa, Vorrei sottolineare immediatamente, non c'era. Me ne sono accorto dopo io, oppure non c'era e spawnata dopo, che può essere, Perché secondo me, sapete, quando un mondo è infestato da un'entità, l'entità inizia a vivere nel mondo e a fare le sue cose nel mondo, quando quel mondo è attivato, ovviamente. E quindi probabilmente... Prima dell'attivazione non c'era, cioè il Minecraft non viene generato con delle trapdoor, diciamo con delle botole, ecco, che non mi veniva in italiano, in alto. Cioè non ha senso, no? E quindi adesso andiamo a vedere insieme anche quest'altro mistero che c'è qua. Vedete, lì c'è qualcosa effettivamente. Aspettate un attimo, non so se voi ve lo vedete dal video, però io lo vedo, c'è una struttura sotto. Allora mi faccio immediatamente una barca, se no ci mettiamo 20 anni a nuotare fino a lì. Così, ok. Prenderei anche la crafting table perché mi potrebbe servire. Ok. Adesso mettiamo la barca e nuotiamo dall'altra parte. Che cacchio? Io ve l'ho detto che era sus. Io ve l'avevo detto.
Ma sì, ma guardate. Oh, porca vacca, c'è effettivamente qualcosa. Aspetta, anche qua c'è qualcosa però. Ok, una cosa alla volta. Vedete, qualcuno stava costruendo qualcosa? Ma... vedete che... ma c'è un altro giocatore nel mondo, ragazzi? Che senso ha? Cioè, ci sono 18 blocchi di pietra? Con del carbone che ovviamente prendo. Mica sono scemo. Oddio, vi immaginate se adesso si arrabbia il tizio che ho preso? Ah! No. No, 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 no. Non so che fare. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ragazzi, c'era Herobrine che mi spiava. C'era Herobrine che mi spiava. Porca vacca. No, Cosa facciamo adesso? Cosa dannazione facciamo adesso? Ok, allora, con calma. Porca vacca, questi mondi sono sempre un'ansia. Faccio una porta. Non c'è nessuno qua? Veloce, veloce, metti, ok. Non c'è nessuno, Non c'è nessuno? No, lì c'era qualcuno. No, raga, c'è qualcuno. E io non so nemmeno se è una buona idea entrare qua dentro, perché sta arrivando notte. Porca vacca, ok. Sbrighiamoci, cerchiamo di capire che diavolo c'è qua dentro, perché a sto punto penso che sia più sicuro entrare piuttosto che stare qua all'esterno. Con Cardio che mi spia e le botole qua dell'uomo botola sicuramente, ragazzi, perché... secondo me c'entra un botola, cioè per forza. Ok, allora ho cambiato idea, voglio andarmene via, ho paura, ragazzi. Ho sentito qualcosa. Ma ragazzi, ma sbaglio o c'è qualcuno qua? C'è un rumore. Ok, non è vero, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ok. Allora, quindi magari era la base di Herobrine. O magari è tipo la base sotterranea dell'uomo botola. Però in acqua, ragazzi, beh, sta di fatto che ormai è nostra. Però non lo so, cioè è come se ci fosse un altro giocatore nel mondo. Scusatemi, che diavolo ha... non ha senso. Ovviamente io adesso inizio a spiare tutto qua dentro, perché se ci sono delle cose utili ovviamente voglio... no, raga, no, aspettate un attimo, perché qua non ha senso. Ma c'è un giocatore all'interno del mondo. Ma ragazzi, ma per forza. Ma guardate qua. Ma c'è un giocatore, ma ve l'ho detto. Ma what? Cioè c'è una pala di nederite. No, aspetta, ma queste cose sono utilissime. A parte prendo tutto. No, adesso ho paura, perché se c'è un giocatore davvero, ho paura. Un elitra, ragazzi. Ma questo è andato nel nether, nel land. Dei diamanti, oh. Ma raga, ma che cacchio è? Ma mica c'ha pure un'armatura. Magari non sto distruggendo qua dentro. Magari questa cosa che non si apre però. Cosa? Ma ragazzi, io ovviamente me la metto. Allora, a me dispiace, perché è sicuramente di qualcuno, ma prima di tutto questo è il mio mondo. Vorrei sottolinearlo, ragazzi, non sto entrando nel server di qualcun altro, questo è il mio mondo. Prima di tutto, ok? Punto primo, questo è il mio mondo, faccio quello che voglio, punto primo, ok? Perché giustamente ognuno nel proprio mondo può fare quello che vuole, giustamente, no? Allora vi spiego un attimo, perché questa cosa non ha senso. Questo non è un server. Cioè, se io faccio così, allora, vedete che ci sono tutte le varie opzioni di Minecraft. Open to LAN. Vedete, questa cosa non è nemmeno aperto alla LAN. Cioè, praticamente, tu qua... non è un server, ragazzi. Cioè, io sto anche premendo tab, il coso che ti fa vedere se ci sono giocatori nel mondo. Che però c'è solo nei server. E non è un server, ve lo garantisco. Quindi, com'è possibile che si sia generato? E sembra effettivamente che qualcuno abbia giocato. No, aspetta. Ma io non ho visto questo. Ma che sei scemo, Dunis? Ma prendi subito. Ma io stavo prendendo l'armatura in diamante. Ma che cacchio mene? No, via, 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 via. Prendi l'armatura in nederite. Ma stai scherzando? E l'armatura in diamante ce la tenia. Ma ragazzi, ma io sto vedendo ora. Ma questi sono tutti blocchi di nederite che prendo un po'. Ma ragazzi. Ok. Allora, abbiamo fatto jetpack. Jetpack. Vabbè, non mi ricordo come si dice, scusate. Diciamo che le nostre bisogno di cose, di risorse, è stato risolto immediatamente. Cioè, non avevamo più bisogno di risorse, ok? Quindi, quante cose utili ci sono qua dentro? Prendiamo una di queste cose, perché appunto ci possono servire, no? Allora, anche le Ender Pearl io le prenderei, no? Dove l'avevo visto qua? Io metterei le torce, le spammerei ovunque, ovunque. Io niente, ragazzi, continuo però a chiedermi
chi diavolo è stato? Chi diavolo è stato a fare questa cosa? Perché boh, non capisco. Non capisco le mele d'oro, ovviamente le prendo, che sono scemo. No, ovviamente. E basta, e uscirei da questa cosa. Poi qui dentro, sapete cosa? Qualora qualcuno mi rubasse qualcosa, io ho dei blocchi di netherite, me li metto qui dentro, così almeno sono salvi per sempre. Ok, questa armatura è super incredibile, ragazzi. Io adesso non ho più paura. Cioè, l'unica cosa che vorrei fare, effettivamente, ora che ci penso, è quella di andare a prendere del cibo. Però è buio. E io qua non so se sopravvivo, nonostante comunque, diciamo, di cose ci sono. Però, allora, andiamo a prendere. Io ho visto qualcosa qua. Non so se è vera sta cosa, magari mi sto inventando tutto quanto, però può essere. Ma che cacchio è quella roba? No, ragazzi, ho paura. Cos'è? Ma che schifo è? Un piragna. Ma ve l'ho detto, questo è Minecraft, ma tipo versione mezza maledetta, quindi è chiaro che ci siano cose strane e anche Herobrine. Ricordiamoci quindi di non urlare, perché tanto c'è Herobrine. Ah, ovviamente, quando urliamo aumentano le difficoltà. Questa cosa me la scordo sempre di dire, che è tipo importantissimo da dire all'inizio, no? Però io me la scordo, giustamente. Vabbè, però meglio tardi che mai, suppongo. Abbiamo bisogno appunto di cibo, no? Avevamo detto, quindi, ma che cacchio è? Ma vai via! Cosa sei? Ma che schifo. Ragazzi, ma... No, mi sta uccidendo. Ok, mangiamoci una mela d'oro. Ho cambiato idea. Mangiamoci una mela d'oro immediatamente. Andiamo a cercare delle pecore. Io sto uscendo perché sono coraggioso con la mia armatura, ovviamente. No, col cacchio. Non c'è un animale vivo. Un animale. Uno. Oh, un maiale. Ok, perfetto. Buono. Dammi così il maiale. Vabbè, tu veramente non so chi tu sia, quindi... Porca vacca, che schifo! No, brutti. Vabbè, ma in realtà, ragazzi, cioè, non ci stanno facendo niente, per fortuna. Per fortuna, guardate. Per fortuna che abbiamo questa armatura qua. Che schifo, queste cose mi fanno paura, schifo. Ah, peraltro questa spada cuoce direttamente anche la carne dei maiali, vedete? È utile, è utilissima, perché così c'ho il cibo direttamente pronto, senza bisogno di cuocerlo. Ah, lì c'è un villaggio? Lì potrebbero avere dei letti. Mi ha rubato la spada! Oh! Ma che cacchio? Ma mi aveva rubato la spada! Ma mi stava usando la mia spada contro di me! Ma ragazzi, ricordiamoci che queste creature sono proprio infami. Non possiamo... brutte male. Ok, si svegli. No, ci sono mostri ovviamente vicini. Porca vacca. Cos'è? Cosa diavolo è sto coso? Cosa diavolo è? Ah, per fortuna è morto. Mio Dio. Ma praticamente dovrei andare a prendere a dormire. Però ovviamente ci sono mostri vicini. Quindi uccidiamoli e poi dormiamo. Così, villager, se io dormo, la notte passa immediatamente e non morite. Ma che schifo, cosa sta facendo? Comunque io questi picconi e cose le lascerei via, ovviamente. Niente, il giorno mi fa notare di nuovo questa cosa, ragazzi. È incredibile comunque, è incredibile. Allora, questo ovviamente è un mio nuovo mondo, giusto, ragazzi? Ok, bene. Allora, io vorrei costruire comunque delle cose, perché comunque in questo mondo dobbiamo sopravviverci. Magari il più possibile, ovviamente. E quindi con questa armatura diventa più facile, però fidatevi di me che comunque non è facile, anche se io continuo a chiedermi chi caspita è questo tizio che ha fatto tutte queste cose e insomma le ha messe. Cos'è? Cosa sono? No, questo è cardio, questo è il sole cardio, ragazzi, questo è il sole cardio, porca vacca, questo è tutta colpa del sole, perché sono spawnate queste diavolerie, cosa sono? Ma poi come le sto chiamando? Perché ho usato questo termine antico? Ok, per fortuna sono morte però. Bro, mi sono cagato addosso. Primo. Allora, abbiamo bisogno quantomeno di un ponte che colleghi la nostra casa. Perché appunto abbiamo detto che dobbiamo sopravvivere. Nel mentre che aspettiamo i fenomeni paranormali che ci uccidano. O comunque che si presentino. Ah, però aspettate un attimo. Io so che in questo coso, se faccio così... vedete... Ok, allora... Ignoratelo, fate finta di non vederlo, ragazzi. Lo vedete? È lì a destra dell'immagine. Lì. Porco due, porca di quella puzzona. Ma Dio, santissimo Dio, che spavento ogni volta. Perché mi fai jumpscare, ragazzi? Ma poi perché ci sta spiando Herobrine? E credo che, diciamo, Herobrine venga spawnato o da cardio o dall'uomo botola a sto punto, ragazzi. Comunque, porca vacca, io voglio capire che cacchio c'è lì sopra.
Dopo ci andiamo. Ok, allora faccio così. Pem. Ok, bene. Vedete, si scava immediatamente. Poi se faccio... Pem. Wow, questa è una magia. Quante cose ho? Tante. Ok, posso andare a raccogliere altro legno, perché comunque era successo. Bene, bene, bene. Mi fa piacere comunque. Questo mondo lo sento già mio in un qualche modo. Magari, non so, dovremmo togliergli Herobrine, perché ormai mi ci sono affezionato. E dobbiamo soprattutto capire chi cacchio c'è nel mondo, perché ragazzi... Secondo me c'è qualcuno. Ormai nessuno mi toglierà questa idea di mente. Secondo me c'è qualcuno in questo mondo che è un giocatore che non so chi sia. Ok, perché c'è uno smiting template? L'avevo messo io. Mettiamolo qua dentro. Perché così c'ho più spazio. Per fortuna siamo benedetti anche perché abbiamo tutte queste shulker box. Grazie a Dio. Ok, adesso costruiamo il ponte. Che ovviamente non è che deve essere un'opera d'arte. Però l'importante è che colleghi questa parte qua all'altra parte, no? Quindi così. Pem, 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 pem. Comunque costruire su Minecraft è sempre bello, secondo me. Non so se a voi piace costruire su Minecraft, però soprattutto mentre vi caccia Herobrine o Cardio che vi spia dall'alto. Guardate, guardate la faccia. Perché io a volte non mi soffermo sulla sua faccia, ma è bella, cattiva, eh? Poi c'è tutti quegli artigli. Mio Dio, che brutta cosa, ragazzi. Che brutta cosa. Certo, ogni volta io entro nei mondi più maledetti del mondo. Appunto, e quindi poi dopo ne pago le conseguenze, Dunis, magari cerca di non entrarci. Però allora, prima di tutto colleghiamoci dall'altra parte così, perché sennò mi rompo le scatole. Non è che qua da qualche parte c'è Herobrine, vero? A me da qualche parte ragazzi ci spia, eh? Cos'è quella roba? Dopo andiamo a vedere. Ora, sicuramente non dovremo utilizzare più la barca per arrivare a casa nostra. Cioè, casa nostra, ormai chi l'ha deciso questa cosa, no? Che casa... Vabbè, l'ho deciso io, è il mio mondo, quindi è casa nostra ormai. Vediamo un attimo se magari tipo dentro è entrato qualcuno, dentro la casa, magari non so, è entrato Herobrine. Pronto? Qualcuno? Non c'è nessuno, buona sapersi, sono felice di ciò. Mettiamo le torce, ma perché è così buio? Io non capisco perché è tutto così buio, forse perché c'è, è pieno di nero, cioè del colore nero dico. Quindi sembra più buio. Ma ragazzi, ma non abbiamo preso il letto? Vabbè. Poco importa, poi comunque troveremo anche delle pecore. Allora, avevamo detto di andare in quella zona lì. Lì c'è una foresta. Lì dobbiamo stare super attenti. Porca di quella vacca scurreggiona. Perché secondo me lì è pieno probabilmente anche di mostri, di cose. Brutta storia. Abbiamo il carbone? Ce l'abbiamo, quindi non ci serve a niente. Però comunque vorrei capire. È molto veloce questo piccone a scavare. Per fortuna che abbiamo trovato tutte queste cose super utili. Siamo nella foresta tipo che avevamo visto prima. Allora, cerchiamo di capire che dannazione c'è qua. Un po' come dei piccoli detective. Scusate un attimo, ci sono più biomi o mi sbaglio? Cioè, perché è pieno di lava qua? Ma è come se fosse il Nether. Vedete, è pieno di lava e di particelle strane. What? Ma... E questa cosa ovviamente io so, ne sono certo che in Minecraft non c'è, ovviamente. Quindi è un problema. Ma porca vacca, guarda, per fortuna che abbiamo l'armatura. Per fortuna che abbiamo l'armatura in nederite. Questa ragazzi era una trappola, palesemente una trappola. Palese ragazzi, palese. Palese una trappola. Io adesso voglio capire... dov'è la pala? Io avevo la pala, tipo, no? Avevamo una pala. Dove da... Mica avevamo una pala, noi. Scusate, io mi ricordo che avevamo messo la pala da qualche parte. Ah, eccola qua, per fortuna. Ok, per fortuna che l'avevamo messa qua. Ma non è che è bruciata... Ci mancherebbe altro che brucia la shulker box con tutte le cose. Vi immaginate? Sarebbe stato bruttissimo. Ora, cerchiamo di capire cosa c'è qua dentro. Perché a sto punto qualcuno qua ci ha voluto fare uno scherzetto. Simpaticissimo, guardate. Simpatico proprio come... Boh, come la cosa, come l'amico più simpatico. Come avete presente l'amico che è tipo fa scherzi antipatici? In realtà si crede simpatico ma non lo è. Ecco, uguale. Uguale identico. Ah, così, perfetto. Ok, però qua non vedo niente di che. Io continuo a dire comunque che secondo me è stato qualcuno di cattivo che voleva uccidermi. Giusto per, però. Boh, magari, diamogli il beneficio del dubbio, magari non è così. Adesso andiamo da questa parte. Sì, però adesso scusatemi, chi è che ha messo questa pietra? Io non l'ho messa sicuramente. Ma poi, ma in che senso? Ma sbaglio pure una forma particolare? Allora, io non sto capendo, ragazzi. Ma chi è che mette queste cose? Ma vedete che c'è qualcuno nel mondo? Ma io, ma
Adesso sta diventando buio, non si vede più niente praticamente. Quindi di tornarcene immediatamente indietro? No. E direi di mangiarci anche una mela d'oro. Non si scherza con queste cose. Però io non mi ricordo più da dove stavo tornando. Da questa parte forse? Sì, probabilmente sì ragazzi, ok. Perché là c'è la nostra casa, che è l'unica parte in cui possiamo essere protetti, forse, perché manco quello so in realtà. Magari spawna qualcuno dentro, quindi sapete che facciamo? Direi di rifugiarci dentro la nostra casa bellissima, che è costruita da qualcun altro, ma questo poco importa. L'importante è che sia nostra. Beh, per fortuna, io ripeto sempre che abbiamo l'armatura... Per fortunella, yuhu, ok, bene, perfetto, adesso. Però a me sembra strano che il tizio non abbia tipo un letto in casa, eppure sembrava una casa quella. Quindi, mamma mia, fa un'ansia quella roba là. Magari, boh, andremo a vederla anche nei prossimi episodi quella cosa lì, ragazzi, perché in realtà stiamo facendo un sacco di cose, quindi non vorrei far durare troppo questo episodio. Però comunque, cacchio, cioè... magari potrebbe non esserci niente, magari potrebbe essere una distesa di nulla infinito. Nel caso sarebbe strano. Ok, allora, dicevo, il letto da qualche parte però, per Dio, ci dovrebbe essere. Perché se questa era una casa, vedete, c'è pure la fornace. Aveva la smiting table, aveva tutto, tutto, tutto e non c'è il letto. Ma non ci posso credere. Magari non dormiva mai, forse con questa armatura era sempre protetto, grazie al cacchio. Però lui non sa che in questo mondo c'è qualcosa di peggio dei semplici mostri di Minecraft. E siamo a posto, quindi abbiamo fatto questo coso di tre. Ottimo. E... Bene, ragazzi, bene, bene, bene così, sì, woohoo, che bello, mi piace proprio avere Minecraft nel mio mondo, scusate, volevo dire Herobrine perché ho detto Minecraft, cioè mi piace proprio avere Herobrine nel mio mondo di Minecraft, porca vacca, come se non ne avessimo proprio, cioè come se lo volessimo proprio, ma prima di tutto, ma ragazzi, ma cos'è? Cos'è sto tipo? Che è? Oh! No! No, 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 no! Porca vacca! No, no, no! Allora, si chiamava l'anomalia. Si chiamava l'anomalia. Che diavolo vuol dire? No, ragazzi, c'è qualcuno qua. Lo sto sentendo. Lo sentite anche voi? C'è un'anomalia qua. C'è un'anomalia, ragazzi. Ok? Mi sa che questo mondo non è poi così tranquillo come pensavo all'inizio. Io pensavo che con questa armatura fossimo stati al protetto, ma no. Purtroppo non è così. E poi questa H di Herobrine. Cioè, sapete che Herobrine si scrive così, Herobrine. Quindi con la H all'inizio. Sicuramente l'H di Herobrine. Beh, ragazzi, al prossimo video con Cardio e l'uomo botola.